la vita, la mia vita che vola fra le tue dita e le mie da signora. Mentre finiva il nostro amore stavo a guardare, poi sono uscita con lui per un istante. Sono una donna così da sognare. Buon pomeriggio da Massimo Cotto, ben ritrovati su Radio 1, buon pomeriggio anche agli ascoltatori di Baobab, il programma a cura di Andrea Sebatini che va in onda tutti i giorni su questa rete dalle 16 alle 19 e al quale oggi noi abbiamo rubato la prima parte fino alle 17.30, ma è un furto nobile perché con noi Nostra Signora della Canzone che fisicamente e musicalmente procede con il soffio dei vent'anni. Abbiamo quindi la possibilità di risolvere i pochi punti interrogativi di una persona che continua a essere magra come un punto esclamativo. Beh, tu no, pure tu, io aspettavo che lo dicessi. Un saluto a tutti, sono Patti Bravo naturalmente, Vostra Signora della Canzone. Vabbè, quindi cominciamo così, perché poi a scendere in basso c'è sempre tempo. Sì, anche questo è vero, partiamo dall'alto. Patti Bravo che ringraziamo naturalmente perché ha scelto Radio 1 per presentare in anteprima. Noi abbiamo il piacere come Radio 1 Musica di avere in esclusiva questo album che sarà nei negozi soltanto dopodomani, un album prodotto da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri che si intitola proprio Come sei tu, ovvero Una donna da sognare. Sono con noi, come vedi e come immagineranno da casa i nostri ascoltatori, i giornalisti della carta stampata e non solo, che ringraziamo per essere intervenuti, altri ancora interverranno telefonicamente. C'è anche una delegazione di fans, anche se ridotta, perché per accontentare tutte le richieste avremmo dovuto organizzare questa cosa non qui in una sala di Saxa Rubra, ma invece in un teatro o in un luogo decisamente più ampio. Tutto è pronto, credo, per andare alla scoperta di questa donna da sognare. Noi ascolteremo naturalmente tutti i brani di questo nuovo album, li commenteremo, tu risponderai, se sarai così gentile, alle nostre domande. Se ce la faccio. Una donna da sognare. Le tue dita e le mie da signora. Mentre finiva il nostro amore stavo a guardare, poi sono uscita con lui per un istante. Sono una donna così da sognare, diversa da chi è sempre uguale. Allora, sono una donna così da sognare, così diversa da chi è sempre uguale. Tu nelle interviste nel corso di questi anni hai più volte ribadito il fatto di essere nata diversa dagli altri, essere nata già famosa, essere nata in maniera differente. Non è una cosa forse né positiva né negativa, è semplicemente un dato di fatto. Ma l'hai sempre vissuto come un dono o a volte anche come un peso, questa tua diversità? Beh, sai, sono doni che danno anche dolori, grandi dolori, no? E ti portano a fare delle scelte fondamentali che a volte non sono facili, però sono anche grandi doni per i quali devi mandare avanti comunque la tua vita con etica, perché hai qualcosa da dare. Poi se ne renderanno conto anche gli ascoltatori nel corso di questo programma, ma
l'ascolto di questo disco veicola un po' una strana sensazione, come se Patti Pravo fosse una medaglia a due facce. La prima faccia, donna da sognare, donna sognante, l'ultima diva, il mito, un personaggio etereo. E poi invece dall'altro lato, l'altra faccia della medaglia, una Patti Pravo molto fisica, molto concreta, che canta l'amore di tutti i giorni anche con un linguaggio, come vedremo, a volte anche crudo o comunque molto, molto terreno. Ha senso questo? Deriva forse dal fatto che in questo diventi quasi un'esecutrice, oltre che... Sicuramente in questo album ho fatto l'esecutrice più che l'interprete, perché mi piaceva proprio... Io ho cominciato questo album con la voglia di fare dei pezzi da cantare, da canticchiare nella tromba delle scale, al bagno... perché avevo voglia di cantare. Non è che io sia una che si mette a cantare durante la giornata facilmente, ma ultimamente mi era venuta fuori. Quest'estate mi era venuta addirittura Jingle Bells, ero disperata. Anche perché Jingle Bells d'estate? Guarda che dura. E no, poi quando è cambiata mi è andata a finire un'altra cosa di Natale che adesso non mi viene, non voglio far perdere tempo, sempre peggio. E poi ho continuato appunto con delle cose sempre peggiori. Quando mi sono trovata, sì, quando mi sono trovata con la proposta che era una vecchia idea che avevamo già 3 anni fa, Vasco ed io, di fare questo album, quando ci siamo ritrovati e mi ha riproposto l'idea dell'album, io ho detto, ma io felicissima. Poi ho detto, Vasco, mi raccomando, perché tanto quello che si sputtana sei tu, se mai. Vabbè, come è avvenuto l'incontro, il primo lo sappiamo tutti, Dimmi che non vuoi morire, grande successo non solo sanremese, nel senso che da Sanremo è decollata per planare un po' in tutte le città italiane con un tour di grande successo, però vogliamo andare un po' più nel dettaglio su come è nato invece questo progetto, molto più ad ampio raggio. Non dire no, perché sennò è finita già. No, siamo finiti, come facciamo? No, è nato normalmente. Ci siamo chiacchierati Vasco ed io, anche Gaetano Curreri, abbiamo ascoltato il materiale che a me piaceva e poi è stato tutto molto semplice, perché chiaramente abbiamo, per esempio, abbiamo lavorato 3 mesi per fare l'album, che è veramente una... Sì, chiaramente a Bologna mi stanno suggerendo, beh, io lo do per scontato, capito, che sia stato fatto Vasco a Bologna, anche Bologna. Perché sì, anche perché me lo ricordo, perché 3 mesi di Bologna, con tutto il bene che gli voglio, però devo dire che è molto più inquinata così di Roma o Milano, in ogni caso. Abbiamo lavorato molto bene, le prime 2 settimane sono state splendide, perché eravamo dei ragazzini che si divertivano proprio a creare, a vedere cosa andava meglio, cosa succedeva, eccetera. Poi quando la preproduzione era già assestata è stato un lavoro molto veloce, perché sei 3 mesi fare un album, missarlo e praticamente averlo pronto per la stampa vuol dire che è andato tutto liscio, molto tranquillamente. Ho dato i miei input, abbiamo collaborato, tutto bene. Ecco, magari poi vedremo un po' più nel dettaglio. Vogliamo sottolineare soltanto questa differenza tra esecutrice e interprete che hai nominato prima? Ma sai, l'interprete è molto più libero. L'interprete cambia, io cambio normalmente quando canto, il testo, la musica, eccetera. In questo caso ho cantato, anche perché mi sono trovata la Pia Tuccido e la Bettina, che sono le due autrici dei pezzi per la maggior parte, che erano molto vicine a me. La Pia mi ha stravolto quando ho sentito cantare Pia, ho detto, ma guarda, ha delle stranissime inflessioni che sembrano Patti Pravo. E quindi alla fine non ho fatto nient'altro che cercare di copiare lei. Ah, brava, mi sembra una buona cosa. No, la differenza è... Sai, l'interprete cambia, l'esecutore esegue, poi alla fine esegue ed è sempre un po' interprete, perché è un po' difficile togliere anche la qualità della voce, eccetera. Però è cantato per tutti, è cantato per far cantare gli altri, per cantare me stessa e per... Infatti, come vedremo, sono canzoni immediate che hanno una grande potenza, un grande impatto, ma che possono essere anche immediatamente memorizzate. Coinvolgiamo subito gli amici, i colleghi giornalisti. C'è qualcuno che vuole cominciare a fare domande? Il momento peggiore è sempre il primo. Gio Alaimo, il Gazzettino.
Do io da Venezia. Allora, partiamo da casa. Sì. Noblesse oblige. Io ho trovato questo album molto divertente, perché trovo che tratta l'amore delle cose, della vita, intanto tutto il femminile, che è diverso. Io so che tu cercavi degli autori una volta, e penso che tu li abbia trovati in questo modo strano. Due cose, ecco, è un album che mi sembra che sia intanto tutto rivolto al femminile, quindi che ti sia molto vicino nelle parti, che le parti che tu canti siano delle cose che vorrei sapere se sono proprio così vicine al tuo carattere, alla tua vita, al tuo modo di essere adesso, perché hanno questo rapporto con l'amore così pieno di ironia e disincanto. Pensa che sono state scritte da ragazze giovani sotto i 30 anni, quindi no, io in questo caso sono un interprete, sai, per me ogni... Grazie tesoro. Io per me... mi è arrivata una spremuta d'arancio. Sì, no, non vorrei che ci fossero no, per chi è in ascolto, naturalmente, grazie tesoro. E, che ti stavo dicendo, tre ragazze, eccetera, eccetera. E poi un'esecutrice o comunque un interprete è come un'attrice. Cioè per me ogni pezzo è un film, no? Non è che debba essere necessariamente sentito da me, vissuto da me, eccetera. Ci sono stati dei momenti particolari durante le registrazioni, degli aneddoti da raccontare, delle cose da consegnare a questo pomeriggio? Da consegnare a questo pomeriggio, ma sai, ci sono state tante piccole cose che sono, come dire, sono quelle cose che succedono in cantina quando tra ragazzi ti metti a suonare, a cazzeggiare un po', oppure non so, passare nottate con Vasco, non so, per fargli cercare di cambiare il testo di Seduto di Sedati, che era un po' femminista o maschilista, adesso manco me lo ricordo più, perché veramente è stato un lavoro pesante. Invece un flash sulla canzone che ascolteremo subito dopo, che è Se chiudi gli occhi. È una piccola ballad molto carina, vale la pena di ascoltarla. L'ascoltiamo subito dopo che... uno spot subito dopo lo spot, e magari sì, diciamo qualcosa sullo spot. Non so, no, sullo spot no, zitto, che stupido che sei. Già, che la mia mamma sarà felice di essere insultata da Patty Pravo. Ma dai. Vabbè. Allora, tra pochissimo, siete ovviamente sempre sintonizzati su Radio 1. Questa è l'anteprima del disco di Patty Pravo, Una donna da sognare, tra poco. Eccoci qui nuovamente in diretta agli studi di Saxa Rubra. Prossima domanda. Sono un tuo ammiratore che ti ho seguito in giro per il mondo da tanti anni, inizia dal Giappone, già inizialmente quando già suonavi i primi rock, a Sud America, Caracas, mi ricordo anche una sera. Come mai? Ma sai, avevo con me delle foto di mare che mi aveva scattato attraverso la televisione e aveva ritoccato.
Le avevo mostrate a Vasco, così in mezzo a altre cose, e ci sono piaciute molto, quindi le abbiamo tenute con grande amore poi per Mario, anche perché ricordare, certo, è un grande artista e un grande fratello. Grazie. Ti ringrazio, ma tu giri il mondo, beato te. In Giappone, tanti anni fa, ti ricordi. Grazie. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buongiorno, sono Marinella Venegoni. Buongiorno, la ciao, signora Stampa. Marinella! Ciao, ciao Nicoletta. Come stai? Bene, ti indovino bella dietro il microfono. Assolutamente. Ti ringrazio, il microfono che mi dona, sai. Aiuto. Non sento più, vi sento, sì, adesso vi sento. Sì. Io avrei diritto a due domande anche casomai se mi richiamate, non lo so. Assolutamente sì. Certo. Grazie. Allora, vabbè, quella su Vasco credo che la faranno già in tanti e me la tengo per seconda. Invece io sono sempre piuttosto colpita dalla voce di Nicoletta, che questa volta interprete oppure esecutrice mi sembra in uno stato di grazia perfetto. Amo molto questo disco. Trattino, chiuso trattino. Grazie. La trattino. Domanda è questa: una voce come la tua, una voce particolare, può rappresentare l'identità di una persona? Nel tuo caso la rappresenta? Sai, non lo so, però è una voce molto veneziana. Cioè, se tu senti i barcaioli, quelli che lavorano, oh, Nane, cioè senti una voce che è simile alla mia. Questo non l'avrei mai immaginata. Appunto, invece vedi, tra muratori e barcaioli che andiamo avanti. E tu questa voce, Nicoletta, te la, come la conservi? Dimenticandotene o ricordandotene continuamente? Beh, innanzitutto guarda, la voce è uno strumento che non si sa, non si conosce, è lo strumento più assurdo al mondo, quindi devi star bene mentalmente, devi star bene fisicamente. Io adesso sto fumando perché mi sono data qualche giorno di fumo, ma normalmente non fumo o accendo 2-3 sigarette al giorno. Parlo non moltissimo, poi sono abituata a parlare a bassa voce. Penso faccia peggio parlare molto che cantare bene. Forse Vasco anche ha vestito la tua voce in questo album in un modo particolare. Vasco ha beccato i pezzi giustissimi. Poi mi diverto a cantare questi pezzi proprio, capito, normalmente, come appunto dicevo prima, senza farne nulla, senza aver bisogno di andare a fare dei gorgheggi inutili o altre cose, l'ho cantati molto semplicemente, come mi sembrava dovesse essere fatto. E poi ricordiamo anche che alcune canzoni sono state scritte, composte da Vasco Rossi, non soltanto, quindi in veste di produttore. Certo, certo. Beh, ma sai quando stai lì? Si scrive, giustamente. Scrive, se sei in cantina ti diverti fino a tarda notte, prendi, un po' scrivi. Dici, allora vuoi un po' lavorare? Ti diverti, un po' scrivi. Marinella, hai un'altra domanda? Certo. Certo, su Vasco. Vai. Quali sono le tre, dimmi tre cose che ti accomunano Vasco. Ce ne saranno di più, ma dimmene tre. Tre cose che mi accomunano Vasco. La curiosità, una certa intelligenza, che spero, insomma, così. Una curiosità, una certa intelligenza. È un certo feeling, lo può dire lui, lo posso dire io, ma è una cosa irraccontabile. Cioè, quando stai bene con una persona, quando stai, puoi stare in silenzio oppure parlare, insomma, non. Poi, naturalmente, c'è come dire, della stima, altrimenti non potrei avere un'affinità elettiva. In un'intervista a un mensile tu hai detto: Vasco è un po' mamma. No, questo non l'ho mai detto. È scritto qua. No. Facciamo causa, ho letto. No, un po' la mamma. Fa un po' la mamma. No. Non l'ho detto. Potrebbe essere la mamma, però, perché lui vuol bene. Scusa Marinella, non ti abbiamo sentito. Dicevo che Vasco dice, lei dice che lui è un po' mamma e lui dice che lei è Keith Richards, questo è carino. Ah, è vero. È un bello scambio. Leggiamo testualmente, se non ci fosse stata la Patti, la nostra Keith Richards, che non si faceva la barba ma era rock come Mick Jagger, che cosa sarebbero stati i miei anni 60, i miei e di tutti gli altri?
Vedi questa è la citazione. Carino, vedi com'è carino. Vabbè, io avrò detto la mamma così, non me lo ricordo la mamma. Vabbè, comunque. Cioè, veramente con tutto. Dire un trasgressivo la mamma forse può essere. Vabbè. Marinella, ti ringraziamo molto. Grazie a voi. Buon Grazie buon Marinella, stai bene. È che mi manchi, che mi mancherai, che mi manchi solo tu lo sai. Questo è un verso di Se chiudi gli occhi. Sì, poi c'è anche Bologna, dai, molto canta, divertente. Noi registreremo l'unplugged, lo metteremo sul mercato come un bootleg. Esatto, bravo, grazie. Ma tu hai sempre cantato il presente, non hai quasi mai guardato al passato, anche quando vuoi raccontare di quello che è successo nella tua vita, sei sempre molto parca cerco di riferimenti. Cerco di tenermi qualcosa. Ecco, ma riferendosi proprio a questo che dice, che mi manchi e che mi mancherai, c'è qualcosa che ti manca più di qualcos'altro, del tuo passato? No, guardi, il passato obiettivamente non lo considero proprio, il passato è andato. Non esiste. Viviamo solo nel presente. Sì, il passato può servirti, se arrivi a 200 anni non c'è più niente da fare, sei rimbambito da una parte, c'è ancora una bella memoria e allora ricordi le belle cose. E noi che siamo un po' rimbambiti ma viviamo nel presente e abbiamo uno spot. La linea al GR per onda verde. GR, bello, allora lì ci mette a posto. Eccoci noi. Eccoci nuovamente in diretta per presentare in anteprima il nuovo disco di Patti Pravo. Proseguiamo con le domande dei giornalisti. Sì, sono Carlo Moretti di Repubblica. Io volevo ricollegarmi a quanto ha detto poco fa rispetto al suo ruolo di semplice esecutrice in questo disco. Però questo disco delle cose le dice, i testi raccontano un mondo di donne che possono probabilmente farne anche a meno degli uomini, e gli uomini compaiono in un brano seduttori sedati. Che è un po' provocatorio rispetto al loro ruolo perso appunto di seduttori. Volevo allora che lei spiegasse meglio se questi testi in qualche modo una sua riflessione l'hanno provocata, se un mondo di donne e di uomini, i due mondi non comunicano più. E poi c'è anche una curiosità che forse si collega a questa domanda, e cioè lei tempo fa ha dichiarato che sono diversi anni che non fa più l'amore, e volevo sapere se questo è un po' in qualche modo è collegato a questo discorso dei mondi separati femminile e maschile. E se si può interrompere questa astinenza questo pomeriggio? No, perché la lista è lunga, comunque. Magari, perché no? No, beh, che io non abbia rapporti, questo non, lo dico naturalmente, perché penso che di non essere la sola, penso che siano anche tantissimi giovani a non avere situazioni sessuali, ma è un fatto di evoluzione, non c'è da preoccuparsi. Poi quando uno nella vita ha fatto tutto, insomma, io non amo ripetermi, ecco. Quando troverò qualcuno che mi affascina, ve lo dirò. E allora vissute queste cose in ogni caso parlano tutte bene o male d'amore, questi pezzi e di rapporti normali, non vedo questo assenteismo da parte dell'uomo, sono tutti pezzi che parlano di innamoramenti, di sesso, seduttori sedati è stato, io l'ho sempre chiamato un divertissement, ed è stata anche la cosa che mi è più costata come energie per farla cambiare a Vasco, perché era totalmente un'altra cosa, era una cosa che parlava, era molto molto per gli uomini, poi a un certo punto era andata contro le donne, non so come si può dire, femminista, maschilista, queste cose, no? E chiaramente lì c'è stato combattimento per farla diventare neutra, che mi sembrava un po' più evoluta come fatto. Chi ha ceduto di più? Vasco, l'ho messo a lavorare, però io mi sono stancata. Altre domande? Sono Emanuele Pecoraro, testata giornalistica in Mondo Radio. Volevo chiedere, Patti è eclettica, ci ha abituato nell'album precedente con canzoni Notti, Guai e Libertà,
scritta appunto da Lucio Dalla, Fossati, Battiato. Noi abbiamo sentito adesso due canzoni, uno che è il singolo in promozione che è Una donna da sognare e l'altro Se chiudi gli occhi. Ho notato che ci sono ben 7 brani su 10 scritti da Piatuccitto e anche da Bettina Baldassarri, quindi volevo sapere com'è nata questa collaborazione e quindi parlare più di queste due giovani autrici che tra l'altro so avevano collaborato con Gaetano Correri e appartengono appunto alla scuderia di Vasco Rossi, la Bollicina. Certo, certo, soprattutto Bettina ha collaborato molto con Correri. Beh, sono fondamentali perché praticamente tutti i pezzi sono scritti da loro e quindi ne abbiamo già detto prima, no? Il mondo è femminile, tutti gli argomenti trattati, amorosi, sessuali eccetera, sono femminili e mi sembra che vada bene. Io l'ho trovato molto piacevole, molto, molto divertente e soprattutto molto bello, molto fresco da cantare. Adesso tra pochissimo ascolteremo un altro brano. Paolo Biamonte. Buonasera, io volevo fare una domanda dal punto di vista più strettamente musicale. È come se ritrovando dei suoni un po' più rock, diciamo, più con delle chitarre, con una ritmica un po' più accentuata rispetto a una ricerca che lei aveva fatto su sonorità che si erano un po' allontanate, diciamo, dalla tradizione, ha ritrovato una come se avesse ritrovato un nuovo punto di contatto con il pubblico, non dico una nuova energia, però una comunicativa più diretta, che è stata forse segnata da quel grande ritorno a Sanremo, ma c'è proprio come se ci fosse stata una nuova accensione. È stata così. Ho ricominciato a lavorare. Io ho lavorato tanto. Sparami al cuore? Sparami al cuore, sì, che mi piace tanto. Vai. Cena con me, ho preparato solo per te. Sei sorpreso, sì lo so, ma indovina cosa cucinerò. Io voglio fare l'amore con te. Sarà bello, sarà farlo con te. Eccoci, oh, allora. La. Vuoi cantare tu? No. Allora, abbiamo, credo di aver capito bene, sul testo di questa canzone ci sono stati non dei problemi, ma delle cose divertenti con Vasco che riguardano la cucina e non il sesso, che pure è molto presente nel brano. No, il sesso che ci frega. No, a me. La cucina. No, non era legato a prima ancora. No, la cucina io trovo che tutto sommato. Perché ridete tu? Secondo me state tutti in bianco. No, perché scusa, ridete troppo. In bianco in
cucina ho letto. Bianco perché... cucina perché è bello, bianco la cucina, anche bianco il bagno, bianco il letto, esatto. Non so, forse rosa, mi carina, rosa. Parlami al cuore, all'inizio c'era tutta una situazione in cui questa cucinava per invitare questo a cena, a mangiare. Io personalmente ho fatto anche un disco che si chiama Menù, ma dopo quello shock mi è passata qualsiasi voglia di obiettivamente parlare di cibo, a parte che quando lavoro io non riesco a sentire l'odore di cibi o avere altro che vedere con il cibo, e in questo abbiamo un'affinità con Vasco, per esempio, e vai. Quindi Vasco l'ha sistemato, però mi ha lasciato il cucinerò, e lì c'è stata una piccola rotta, poi ho detto ma sai, ma che te lo faccio, eh? Abbiamo il telefono Marco Mangiarotti, buongiorno, giorno, Nazione, Resto del Carlino. Ciao a tutti. Come stai? Ciao. Ciao Massimo, ciao. Come stai? Come Massimo? Bene, io. Ah, lui, ma ciao, ciao, come stai? Ciao Massimo. Ciao Patti. Ciao tesoro. Bellissimo disco, complimenti. Grazie. Aspetta per sbilanciarsi un momentino quando ne vale la pena. Ho sentito le chiacchiere molto, molto interessanti e divertenti, però vorrei ritornare ancora sulla musica e poi una curiosità su un testo. Ho ritrovato in questo album delle cose che appartengono un po' ai miei amori musicali e credo anche un po' a quelli di Nicoletta e di Vasco, anche cose così molto anni, fino agli anni 60, primi anni 70, sicuramente la citazione di Richards degli Stone da parte di Rossi, del signor Rossi, non è assolutamente casuale, ecco, pur in un contesto assolutamente contemporaneo. Tu hai avuto l'impressione di ritirare fuori delle cose che venivano da molto lontano oppure no? Io? Sì. A livello di ambiente, di situazione. No, ambientazione sonora. Chiaramente è volutamente piazzata intorno ai 70. Certo. Anche perché sai, vai fuori di là e cosa trovi? Sono d'accordo. Cioè non è che ci trovi, ecco. E allora questi pezzettini qua, che poi non so, avrei già ascoltato l'album eccetera, poi andando avanti si sentiranno dei pezzi che finalmente aprono il cuore e dici scendo. Quello che ascolteremo tra poco. Adesso è vero, è vero, il nostro preferito, il mio preferito. Anche il mio. Marco, hai ancora qualche domanda? Sì, volevo capire il suo rapporto con un testo come Seduttori Sedati, che trovo proprio di Vasco fino al midollo, almeno apparentemente. E guarda, io me la so, gli ho fatto cambiare testo, come ti dicevo. Cosa hai fatto cambiare? Ci puoi rivelare qualche... Non ho il testo originale qui, capito? Potremmo telefonare, tanto lui sta sentendo, quindi non è problema. Chiamiamo in diretta. Facciamo un invito a Vasco a chiamare. No, poverino, sto con me ieri sera, mi fa, ma vuoi che vengo o non vengo? Che faccio? Cioè, sei abbastanza grande per affrontare una conferenza da sola? Io dico, beh. Ciao Vasco. Ciao Vasco. E visto che sto grande... E allora, che stavo dicendo? Mi perdo da sola io qua. Mi sento cambiare delle cose. No, che poi ti sento lontanissimo, capito? Sta a Bergamo. Ma a Milano. Milano. Mi hai fatto cambiare delle cose. Sì. E sono cambiate, come ho detto prima, era una canzone femminista, maschilista, ed è diventata invece un po' una presa in giro da ambedue, insomma. Cioè, più che altro una constatazione, non mi sembra nulla di nuovo. È una constatazione, e io veramente questo disco l'ho cantato come un divertissement e ho detto, Vasco, o lo firmi, perché se no, se non lo firmi, io non lo canto. E l'ho cantato come ha voluto lui. Tra l'altro, io avrei cambiato parte della melodia. Si sente che c'è una... Sì, una bella mediazione. Vedi, ma sai, io ho fatto l'interprete. Ancora complimenti, Nicoletta. Grazie tesoro. Ti ringraziamo molto. Bene, grazie Marco. Allora, visto che abbiamo parlato, citato questa una mattina d'estate, anche se non abbiamo detto il titolo, ascoltiamo il brano che forse ha un sapore. Beh, ne parliamo dopo. Prima sì, ascoltiamo. Ne parliamo dopo per il piccolo bambino. È così chiaro il mattino,
Siamo tra pochissimo nuovamente qui per presentare il disco in anteprima, Una donna da sognare. Paolo Zaccagnini, Messaggero. Allora, nonostante l'aspetto, come al solito, straordinario di Nicoletta, di Patti, mi sembra che tutti questi personaggi femminili di questo album, come di parte di quei personaggi dell'album precedente, ricalchino molto la Sally di Vasco Rossi, cioè siano delle donne disperate, sbaglio o no? Leggendo i testi, sparami al cuore, rivoltelle, dolori, dispiaceri. Ripeto, a me, l'album a me è piaciuto molto, al primo ascolto non mi è piaciuto. Io sono quello che sono, insomma. Però mi è piaciuto, dopo sentendolo mi piace molto, però notavo questo filo conduttore, queste donne tragiche. Sai tutte, che non l'avevo notato io. Legge dei testi, perché insomma si vede. Cantate di sua memoria. E poi un'altra cosa. Questo pezzo qui, scusami, è delizioso. Sì, ma sempre donne abbattute, non voglio dire gente che si sta per suicidare, però che hanno una fortissima vena di tristezza, che sono state tradite dai loro uomini, che non hanno delle prospettive. Cioè, per carità, non è che questo, che il dolore infici la figura della donna nel disco. Però, vista la solarità, visto la carica rock di Vasco, non pensavo che venisse fuori un ritratto così profondo della donna. Quello che mi colpisce. Due, chi tra te e Vasco ha scelto queste pennellate sonore tipo la fisarmonica, l'armonica, la chitarra nei brani finali degli ultimi brani? Cioè, a chi è dovuta queste finezze, queste cose? Queste finezze, queste cose sono dovute a parte a Curreri, che poi naturalmente l'ha fatta sentire a Vasco e a me. Io ho lasciato che l'impostazione che aveva dato Curreri e Vasco andasse avanti. Ogni tanto controllavo, naturalmente ho dato i miei input, però non essendo una mia produzione artistica, come ho fatto altre volte, da brava interprete, da brava professionista, ho lasciato fare. Naturalmente le cose che non mi andavano bene, non andavano bene. Valerio Cappelli, Corriere della Sera. Allora Patti, non vorrei che fosse un tormentone, ma volevo tornare un attimo a Seduttori Sedati, che peraltro dobbiamo ancora ascoltare, mi sembra. Sì. È vero che c'è una frase, un verso che Vasco ha messo come sfida per vedere se hai davvero il coraggio di... Ma figurati, una grande cazzata, se mi faccio il tocco l'impacco. Esatto, sì. L'avevo fatto 2 settimane prima in televisione, pensa a te, a toccare il suo o il mio? Per me io tocco tutte e due, sai, non è che... Altre domande? Altre curiosità, altre cose?
Va bene, allora raccontiamo, per esempio, per esempio, questo disco è stato fatto nello studiolo di Vasco, nello studiolo dei Provini, perché io quando mi sono trovata come trasferimento alla Phonoprint, che è lo studio di Lucio, che tra l'altro è mio caro amico, sono entrato in questo studio e ho detto io qui non lavorerò mai. Sono riuscito a fare un pezzo anche senza riscaldamento, no, lo voglio dire perché è la prima volta che mi tocca andare in una sala senza riscaldamento dove un caffè costa 1000 lire. A parte questo, poi c'erano tutte persone che si impicciavano, io non amo le persone che si impicciano, perciò io ho lavorato praticamente in una sala da Provini. Noi abbiamo lavorato in sala di Provini, hanno fatto solamente le basi, alcune cose, gli archi, in questo... No, io lo dico perché alla fine poi uno si lagna perché vadano fuori Italia, se uno non si può permettere di andare allo studio di Capri, che costa più di qualsiasi altro studio fuori Italia, in Italia ti fanno pagare pure il caffè. Vogliamo ascoltarla, Seduttori Sedati? Ne abbiamo parlato talmente tanto fino a questo punto. Parlate tanti, sentitevela. Andiamo. Seduttori sedati, cosa vi siete stancati di braccare le donne che non sono più quelle, sì, donne a capo di industrie, femmine solo un po', con un computer in tasca e la domestica in nero, uomini profumati, ben curati e depilati, sono meglio quattro ruote di queste donne preoccupate. Seduttori sedati, ma dove siete finiti? Sedotte sedute, vi siete sposate, scendiamo un compromesso, che succeda in un letto, firmiamo un contratto che giustifichi l'atto. Uomini vanitosi, sempre meno curiosi, facciamo un gioco vigliacco, ci tocchiamo nel pacco, donne in monopetto, donne senza sesso, uomini di fatica, uomini senza camicia, femmine in carriera, piene di cene importanti, pensate all'uomo com'era e adesso che cosa avete davanti. Seduttori sedati, dove vi siete cacciati? Sedotte sedute, vi siete sposate, scendiamo un compromesso, che succeda in un letto, firmiamo il contratto che giustifichi l'atto. E questo è Seduttori Sedati, noi ci sentiamo dopo il GR ancora con Patti Pravo, a tra poco. Siete quasi 7 minuti per ritrovati su Radio 1 da Massimo Cotto e da Patti Pravo, che è qui con noi per presentare in anteprima Una donna da sognare. Abbiamo cominciato ad ascoltare un po' delle canzoni di questo album, direi anche molto coraggioso, perché forse ha diversi livelli di lettura. Un primo immediato, con le canzoni che puoi, abbiamo detto prima, memorizzare, canticchiare, puoi lasciarti trascinare dalla melodia oppure dal ritmo, dalle chitarre di grande impatto, quindi immediato, però come sottolineavano giustamente i nostri amici giornalisti, anche con un livello di lettura diverso, più profondo, cioè con delle storie, certo, che si muovono anche in maniera verticale, articolate, non solo orizzontale. Riprendo un attimo l'osservazione di Zaccagnini, mio fidanzato. Esatto.
Prego, di niente. Non so la fortuna di essere fidanzati con uno che pratica astinenza da 10 anni, ma comunque insomma siamo tutti felici. Ma io sono fidanzata da quando non hai visto? Bravo, esatto, noi superiamo loro, certo. Voglio dire, noi siamo tutto. Eterni giovani. Io sono riuscito un po' peso come ti ho detto, ma insomma, allora Paolo diceva che le canzoni a lui paiono un po' angoscianti o comunque un po' tristi. Tu, riprendo sempre vecchie dichiarazioni che, come è già successo prima, potresti o smentire o confermare, dove dici: non conosco tristezza. Però, anche se io non sono troppo d'accordo sul fatto che l'album sia angosciante, le canzoni che tu preferisci, o tue oppure di riletture di cantanti francesi come Mekite Pa di Breil o come Col tempo di Ferré, sono effettivamente un po' tristi. Quindi non c'è sono questo... tristi, sono dispiace, sono qualcosa di più. È un altro stato d'animo, un'altra cosa. La tristezza è una sensazione ben precisa. La disperazione è una cosa, adesso non mi vengono dei termini, per ancora la disperazione aiutatemi, cioè non so, come dire, no, malinconia è un'altra delle cose che non c'entro poi con Breil, con Ferré sono troppo colori forti, capito? Mm-hmm. Obiettivamente io non vedo questo pessimismo, questa negatività su questi testi. Vedo dei testi scritti da delle ragazze che hanno avuto questo tipo di lettura della vita, quindi. Di lettura della vita, quindi molto bello, che non vuol dire che sia la mia lettura della vita, l'ho ribadito prima. Però io sono un interprete, quindi io interpreto. Buonanotte. Poi è bellissimo il fatto che ogni oggetto d'arte, la canzone ovviamente lo è, anche se è arte popolare, può essere interpretata in maniera anche diametralmente certo, opposta. Ma secondo me, per te è rosso, buongiorno, per un altro a te è nero. Può essere interpretata da te in una maniera, da lui in un'altra maniera, da me in un'altra maniera, ma così deve essere. Allora, e bisogna interpretare in modo che la gente se li poi si prende la propria lettura, non devi invadere, perché altrimenti togli fantasia. Prima di proseguire con l'ascolto delle canzoni, qualche altra domanda? Sì, Oscar Kosulic, Il Mattino. Una curiosità forse stupida. Allora, astinenza da 10 anni, quando incidi... Più o meno, non più o meno, la segnetta. Ecco, quando incidi, mi pare di capire, non mangi. No, io mangio moltissimo. No, perché parlava anche che il cibo era una cosa che diventava... Beh sì, non riesco a mangiare quando sono creativo, quando sto lavorando, eccetera. Siccome questo succede abbastanza frequente, la domanda è: ci sarà molto tempo libero? Cosa si fa in questo tempo libero? Non so, cinema, altre cose. No, perché cosa fai quando non canti? Che poi non canti tantissimo, anche perché hai detto che non ti piace parli poco, non canti. Cosa fai? Vivi. Vivo, posso anche stare zitta, posso non pensare, che molti di voi invece non riusciranno mai ad avere questo bene. Viaggio, faccio tante cose che non hanno nulla a che vedere con il mio mestiere, altrimenti continuerei a lavorare, cioè, hai capito? Vivere. Sai che cos'è? Che quando lavori dall'età di 15 anni, infatti Vasco, in una delle nostre conversazioni un giorno mi ha detto: ma sai, ci stavo pensando, io ho cominciato a lavorare a 25 e tra l'altro l'ho anche voluto, tu invece hai cominciato a 15 e sei sempre stata qualcosa di diverso, quindi come hai fatto a vivere? Io ho detto: caro Vasco, a un certo punto ho smesso di lavorare e ho preso degli anni per vivere. Quindi non si possono fare le due cose contemporaneamente, noi ci suicideremo tra poco allora. No, beh, se non smettete di pensare in continuazione, chiaramente bene non starete. Però queste, sai, sono cose che si acquistano con il tempo oppure con determinate discipline. Insomma, ognuno poi si crea il proprio problema. Se ce l'ha, se poi non ce l'ha, sta bene a pensare, pensi pure, no? Altra domanda. Sono Daniela Menta dell'Unità. Le donne di questo disco a me invece sono sembrate molto consapevoli, autonome. Parliamone, lei canta Faccio tutto da me, e in Buongiorno a te c'è questo bel rapporto di amicizia con un'altra donna. Esatto. Come la vede lei questa donna del 2000? Ho capito che lei è interprete, ma insomma. Sono anche una donna, ma io mi sono sempre considerato un essere. La donna del 2000 per ora crede di aver raggiunto qualche miglioria, ma in realtà non è successo assolutamente nulla. Sono peggiorati, anzi, le cose, solamente perché, non so, c'è qualche donna che occupa un posto importante, così, data per calmarci, forse un po', o per rincoglionirci.
però è molto difficile, ci sono dei budget diversi per esempio per gli uomini, che se ne dica. Vedi mai una donna che va a farsi il flaminio? Per dire, hai visto la donna che va al flaminio a cantare? Cioè tante cose, cioè io posso parlare del mio mestiere, poi naturalmente parliamo anche degli altri, però questa donna tanto evoluta, tanto potente eccetera, la dobbiamo raggiungere, ma la dobbiamo raggiungere con una forza interiore, ma non con cattiveria, con una grinta forse troppo, che ci fa perdere anche energie. È una consapevolezza che noi dobbiamo avere, e adesso cerchiamo anche, c'è un'unione che non è più quella del 68, che io tra l'altro non ho vissuto perché stavo lavorando moltissimo e mi sono neanche accorta che fosse passato. Sì, veramente, stavo in giro per il mondo, non è che mi fregava il 68. Poi invece vedo che le problematiche da allora, alla fine, cioè stiamo ancora qua e stiamo ancora qui a tirare avanti la carretta molto duramente. Daniela Mente ha citato Buongiorno a te, ascoltiamo. Questa era Buongiorno a te. La storia, la piccola storia così di un'amicizia tra due donne. Proseguiamo con le domande. Marcello Giannotti, ADN Cronos. Volevo sapere due cose. La prima, se con Vasco c'è stato qualche momento di tensione, cioè insomma, se avete, c'è stata qualche lite o qualcosa del genere. La seconda, se ci sarà un tour, quando insomma potremo sentire il disco dal vivo. Non, in quest'estate io non vado in tour, farò due o tre eventi importanti. Tra me e Vasco non abbiamo mai avuto, siamo troppo intelligenti, poi non abbiamo troppa forza, siamo troppo forti e troppo simili, potremmo discutere da intelligenti, ma non... poi non mi arrabbio mai, se mi arrabbio ogni volta vado via, quindi anche se questo non è successo. Cos'è? Anche se lui ti definisce una ragazzaccia, cosa che vorrebbe essere? Perché anche lui vuole essere un ragazzaccio, la mia copia. È curioso, molti vogliono essere Vasco Rossi, Vasco Rossi vuole essere Patti Pravo. Io Vasco Rossi per qualche giorno, così non si sa mai, così so i cazzettini suoi. Puoi ricattarlo, molto bene. Lo posso ricattare. E poi appunto faremo questi due tre eventi. E... che già si possono anticipare o che ancora non si possono? No, non si può anticipare. E mi dedicherò all'estero. Ah, va bene. Altre domande? Sono Stefano Crippa del Manifesto. Una domanda che mi incuriosiva da molto tempo. Si parla tanto di crisi degli autori al femminile. Mina quest'anno si rifugia nei canti sacri, la Vanoni sono 4 anni che è sparita, resta la Mannoia e resta Patti Pravo, che tira fuori 3 album nel giro di 4-5 anni con delle canzoni da cantare.
dove le pescate queste canzoni? E come, e come, nel senso, ci si piange forse un po' addosso perché si vuole troppo restare fermi e non si è curioso, nel senso, nel tuo modo di scrivere, nel tuo modo di cantare, ho notato una curiosità, cioè sei sempre alla ricerca di canzoni nuove, di suoni nuovi. Allora forse, non voglio farti dire questo, nelle altre interpreti italiane c'è forse un po' di altezzosità, forse stare proprio troppo sulle sue? Ma non è altezzosità, non so, credo, sai, ognuno fa le proprie scelte, poi di vita, di carriera, eccetera. E c'è chi vuole stare nel mercato sempre, e chi non vuole rischiare, e chi sceglie come me delle vie diverse. È semplice, credo, no? La canzone che ascolteremo tra poco ha un incipit quasi alla Buscaglione, direi, nel tema e nel linguaggio. Maledetto quell'istante che al muro ti ho sbattuto, lentamente ti ho fissato, con la lingua ti ho baciato. Assonanze e rime baciate. Buon inizio, no? Eh beh sì, poi anche giù, poi scende tra le gambe. Che cosa? Eh beh lì. Ah, vabbè, ascoltiamo. Allora ascoltiamo. Che al muro ti ho sbattuto, lentamente ti ho fissato, con la lingua ti ho baciato. Maledetta la tua birra, che ho mischiato con il whisky. Maledette le mie mani, che stringevano il cuscino. Maledetta quella cosa che ho sparso nel mio cuore, maledette le tue frasi, tu poeta d'amore. Ritaglio la tua foto con l'archetto del violino, stringo solo le mie ossa, non ti voglio più vicino. Hai preso la valigia, hai aperto la tua porta, io piangevo sconvolta. Maledico il nostro amore e quel patto di sangue, lentamente sono sola, senza neanche le mutande. Fatti bravo, di te si dice che sei l'ultima e che sei stata anche una delle prime grandi ribelli, però forse ribelle non è per me il termine esatto, perché in genere ci si ribella contro qualcuno o contro qualcosa, invece non mi sembra che tu l'abbia mai fatto, abbia semplicemente deciso di vivere in libertà la tua vita. In effetti, sì, però le persone che poi scelgono appunto di essere libere sono comunque anche ribelli. Sono ribelli o come si dice, come mi chiamano, come che mi chiamano, trasgressive, esatto, tutte queste palle che sono abbastanza noiose alla fine. Oggi c'è ancora ribellione e trasgressione nella musica? Nella musica, ma guardati intorno al mondo, che c'è trasgressione, cioè, che cosa c'è? Ci sono occhi vuoti, tristi, sorride a qualcuno, ti guarda pure male. Giusto a Roma si può ancora bivicchiare decentemente, ti metti da parte, parli con qualche persona per strada, ma già sali, non so, vai a Milano, guardi qualcuno e sorridi, ti guardano male. Chiama la polizia. Sì, una cosa del genere, quindi chiaramente sai, quando stai in una società che ormai è ridotta a questi termini, mi sembra evidente. La prossima canzone è l'unica che è stata registrata? Ah sì, Candao, beh, disperata, presa dal freddo, con due piumini sempre lì alla Phonoprint, ho detto, beh, visto che sono arrivata qui facciamo una cosa, è l'unico pezzo che ho fatto alla Phonoprint, una volta solo ho cantato, e si chiama Countdown. Ci vorrebbe un po' di volume però, io ve lo consiglio. Lo spariamo come si faceva una volta con la voce della Fitzgerald, spacchiamo le finestre, vai. T-minus 10 seconds, 9, 8, 7, go from 8 engine starts, 6, 5, 4,
questa era Countdown. Abbiamo ancora una canzone da ascoltare, anche se naturalmente lo facciamo in frammenti perché non possiamo ascoltarla per intero. Ed è Tienimi. Anche se no, la andiamo a comprare domani. Ma domani no, perché non c'è. Voci. No, andiamo a comprare questa copia. Ah, giusto. Giusto così. I bootleggari si scatenano. Esatto. C'è una strofa dell'ultima canzone che ascolteremo tra poco che dice: quando il tempo porta via i desideri, ce n'è sempre qualcuno che resta. Domanda un po' banale, perché alla fine vengono tollerate queste domande banali, per cui non mi insultare nella tua risposta. Quali desideri ti ha portato via il tempo e quali sono rimasti? Bettina, no, vabbè, ma la fai tu a una canzone quando la interpreti o la esegui? No, figurati, se ogni volta che un interpreta qualcosa deve, come se un attore cinematografico, poverino, oltre che calarsi nella non parlo degli italiani perché fa morire, di quelli veri, insomma. No, perché, scusate, io non riesco ad andare a vedere un film italiano perché non riesco a vedere la recitazione. Recitano? Cioè, che cazzo fanno? Recitano? Eh no, dovete interpretare, dovete diventare quella cosa. Vabbè, a parte questo che non c'entra niente con me, perché visto che sto parlando di un disco, non di un film, la cosa è la stessa. Cioè, chiamiamola Bettina. Cioè, io... È vero, però alla fine cos'è, rimane qualcosa quando le cose se ne vanno via, c'è sempre qualcosa che resta. Vabbè, basta andarlo a cercare, basta andarlo a ricordare, in no? Questo sei un po' ragazzaccia, non rispondi mai fino in fondo alle domande che ti facciamo io sono una scivolosa. Ecco, scivoliamo su questo brano, va? Come adesso che respiro un po' di cielo e in un attimo soltanto mi ritrovo a pensarti lontano, che quasi non ti riconosco più, ma sono io o sei tu. Le cose, anche quelle più importanti, che sento freddo, la mano un po'. Alla fine uno è stanco e si dimentica le cose, anche quelle più importanti. Allora, siccome è molto importante, non posso dimenticarmi di ricordare le persone che hanno collaborato a questo programma. Per il coordinamento tecnico Paolo Capparella, Maurizio Possanza, l'assistenza programma Umberto Borini, la regia è stata di Danilo Gionta, il programma è a cura di Fabio Cioffi. Che cosa ti aspetti da questo disco, ammesso che... Ma se quando fai un lavoro naturalmente ti aspetti che piaccia, altrimenti... Che arrivi più gente possibile? Certo. O della serie Pochi ma Buoni? No. Voglio che lo canti la gente. No, anche se io sono stata per molte volte Pochi ma Buoni, anche mie produzioni, mie scritture. No, io spero che questo arrivi a tutti. Infatti, però, noi ti ringraziamo. È per noi esseri umani, per noi ragazzi. Per noi eterni ragazzi. Eterni ragazzi, questa donna da sognare. Vi ricordo, una donna da sognare nei negozi da dopodomani, quindi da venerdì 12 maggio. Venerdì, giorno di Venere, della bellezza. Noi ti ringraziamo molto per aver scelto Radio 1 per presentare in anteprima questo disco. Grazie a tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Grazie ai colleghi giornalisti che sono venuti qui negli studi di Saxo Aruba, a coloro che sono intervenuti telefonicamente. Da Massimo Cotto, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 1 e con Baobab. Tra poco. E fatti bravo, vi saluta. Grazie, ciao. Sono una donna così da sognare, così diversa da chi è sempre uguale.